buongiorno a tutti, sono Simone Rosi della Resnautica Marina. Benvenuti al Botti Düsseldorf 2020, allo Stand Four Yachts per la presentazione del nuovo Lupo 530 Grallari. Tre sono le configurazioni di base che il cantiere ci propone per il nuovo Dufour 530 Grand Large. La prima è la Easy Version, Easy to Sail, una configurazione pensata per le società di charter. I winch riportati a poppa e l'assenza del trasto di randa rendono l'imbarcazione facile da governare. La seconda configurazione è la Ocean Version, una versione più completa, dedicata agli armatori più esigenti. La disposizione dei winch è la seguente: due winch per le drizze sulla tuga, due winch per un eventuale Genoa al 108% sul paramare e due winch per il German System davanti alla timoneria. La terza configurazione è la Performance Version, una versione dedicata agli amanti delle regate. La superficie velica maggiorata, il punto di scotto della randa posizionato nel pozzetto e la possibilità di avere una chiglia più lunga rendono l'imbarcazione più che adatta alle regate. Grallaggi esposto qui al Salone Nautico di Düsseldorf. Questa è la configurazione 3 cabine e 3 bagni. A poppa le due cabine, lato di sinistra la cabina con due letti singoli, con la possibilità di unirli attraverso un accessorio, con il suo bagno, quindi con l'accesso dalla dinette e l'accesso proprio dalla cabina. Nel lato di dritto invece una cabina matrimoniale molto alta, letto molto largo, io sono 1,78 m, ho tanto spazio sopra la testa, questo è il letto, con il bagno, in questo caso con l'accesso solamente dalla dinette. Fa vedere la doccia. Ok, andiamo con la dinette. Il tavolo classico del Dufour 530, del Dufour 520 con i petali che si abbassa elettricamente in questo modo per trasformare quest'area in un letto matrimoniale per ulteriori due ospiti. La cucina è trasversale con i due lavandini in questa posizione. Con il nuovo rubinetto, questo qui, con la possibilità di avere come optional una ghiacciaia in più, oltre ai due frigo qui in questa posizione, molto capienti. E ghiacciaia. Ritorniamo.